Quest'anno ricorre il primo centenario della nascita di William Condon, un grande pittore americano appartenente al movimento dell'action painting che ha soggiornato a lungo per quasi 13 anni a Venezia. A Venezia arriva nel 1948 in occasione della prima biennale del dopoguerra e a Venezia Condon, con molti viaggi intermedi, resta fino al 1959, quando si converte clamorosamente alla Chiesa Cattolica. Negli anni 50 Venezia è veramente il luogo che Condon dipinge più numerose volte e quello che lo impegna di più. L'Università Ca' Foscari di Venezia ha deciso di ricordare nel primo centenario della nascita di questo grande e ancora sconosciuto artista la sua opera e il suo soggiorno veneziano. Questa mostra si intitola William Condon a Venezia, uno sguardo americano. Il tentativo che noi abbiamo fatto è stato quello di mostrare attraverso una quarantina di opere come Condon abbia veduto Venezia, abbia raffigurato Venezia, abbia raffigurato soprattutto il tema della piazza San Marco, uno dei soggetti più consumati di tutta la storia della pittura mondiale, ma che Condon riesce a far rivivere. Peggy Guggenheim nel 1952, presentandolo sulla rivista della Biennale, scrive che Condon è il primo artista dopo Turner, quindi a distanza di oltre un secolo, che ha capito fino in fondo il mistero di Venezia ed è riuscito a rappresentarlo. È una mostra di ricerca che ha impegnato studiosi e studenti di diversi dipartimenti e che non si limita a mostrare le opere di Condon. Al pian terreno di Ca' Foscari Esposizioni abbiamo cercato, anche per valorizzare lo sguardo nuovo di Condon su Venezia, di mostrare tutta la tradizione precedente attraverso tre grandi tavoli interattivi multimediali dove il visitatore potrà scegliere un qualsiasi punto della mappa di Venezia e vedrà proiettato davanti a sé le opere che l'hanno raffigurato nel corso dei secoli. Quando mi chiedono qual è la più bella intervista che tu hai fatto nella tua vita, si aspettano che sono Mick Jagger, Paul McCartney, Fidel Castro. Io dico sempre William Condon e mi dicono chi è? Dico, è un pittore incredibile, ho fatto un'intervista straordinaria dove lui era uno spirito che stava per abbandonare questo corpo e mi ha descritto la sua pittura e la vita e quello che c'è oltre la vita in una maniera incredibile, quindi sono molto legato a Bill.